Buongiorno, come state? Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Vi volevo fare il video dei prodotti finiti del mese di aprile, ma sicuramente più avanti vedrete comunque un aggiornamento, ma lo faccio giusto per svuotare la sacca perché ho finito un bel po' di prodotti, così le vado a buttare. Scusate i rumori o i cani che abbaiano, ho le finestre aperte. Allora, partirei subito dalle maschere, sia piedi che viso, perché ne ho finite un po' al momento. Non so neanche se sono tutte, no? Infatti, ecco qua. In teoria dovrebbero essere tutte. Ho fatto un po' di maschere per i piedi, questi qua di Sephora a cactus, che adoro veramente tanto, anche se costano uguale a quelle che trovo da Tilotà, quindi niente. Quindi quando tornerò da Sephora ne farò scorta. E ne ho finite 1, 2 e 3 momentaneamente. Poi ho finito due maschere viso. Ho fatto questa idrabombo di Garnier, questa qua con infusa, con l'equivalente di un flacone di siero all'aloe, super rivitalizzante e idratante, veramente molto molto buona e valida. Costa anche meno rispetto a quelle di Sephora, anche se queste di Sephora mi piacciono molto di più. E ho finito questa qui, che è praticamente all'anguria, è plumping e defaticante, rimpolpante, 5 minuti, veramente molto molto buona. Poi ho finito un patch per gli occhi, questi qua di Sephora, molto 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 buoni tutte e tre le tipologie, perché sono rimaste al melograno, al caffè, al cetriolo, mentre prima c'avevano anche quelle all'anguria che erano le mie preferite, ma le hanno tolte e sono rimaste solo queste tre, però sono veramente valide, ve le straconsiglio. E poi ho finito questi patch per gli occhi di Paciology, sono 5 paia, non sono economiche, però veramente ne valgono tutti i soldi, cioè sono fantastiche queste qua. Poi ho finito dischetti di cotone, ne ho finiti 3 pacchi al momento della Cotoneve, che sono i miei preferiti e le trovo da Figotà a un prezzo inferiore, 1,39 euro, sono quelli che costano meno di tutti. Poi salviette intime Fresh and Clean, queste qua che mi porto sempre dietro e sono molto valide. Poi al momento ho finito 2 pacchi di salviette igienizzanti della Natisan, che vorrò andare a fare scorta perché senza di questi non riesco più a starci. Mi sono avvantaggiata nel portare qua qualcosa. Ho finito questa ricarica di Confiderm di bastoncini cotonati, veramente molto molto buoni, che io utilizzo per andare a sistemare le sopracciglia. Ho finito l'ennesimo flacone di Dermandep purificante, questo qua detergente intimo, molto 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 buono. E costa un pochino, perché costa 4 euro, però tra tutti quelli che ci sono in commercio è l'unico che non riesce a darmi problemi, quindi lo comprerò sempre solo lui. Disinfettante Natisan, il migliore in assoluto tra tutti i disinfettanti per tessuti che io abbia mai provato, e lo ricomprerò perché è veramente ottimo. E poi ho finito anche questo di Amochina, disinfettante per ambiente, oggetti e tessuti, veramente molto buono, anche se essendo piccolino così molto comodo, perché 100 ml da portare magari in aereo o quando siamo fuori, però dura veramente troppo poco. Addio, però veramente molto molto buono, quindi signora Mochina la prego di fare anche il formato più grande. Poi ho finito un pacco di guanti, questi qua erano rosa. Poi ho finito uno struccante bifasico piccolino di Verochet, molto buono, anche se per quanto riguarda il prezzo preferisco quello di L'Oreal, però questi qua sono veramente molto molto buoni e sono bifasici, leva veramente il trucco, non batte baleno. Integratori, ho finito l'ennesimo Active Eyes, sto per finire un altro, io questi qua li mangio perché veramente mi dà una botta di carica ed energia che è fantastico.
Anzi, se io me lo scordo, chiedetemi nei commenti il link per poter accedere e acquistare i prodotti, perché è top. Poi ho finito un Silk Stay Show Gel, veramente top. Questo qua di Avon, costavano poco e veramente è fantastico. Non so più però se ce lo ha, se ce li hanno, io feci scorta. Poi l'ennesimo integratore Restorate che io utilizzo la sera prima di andare a nanna, è veramente fantastico. Cioè, al momento ho fatto anche una pausa dalla Air Plus e guardate, non so se si vede quanto mi sono cresciute le unghie, perché è ricco di vitamina D ed è fantastico. Poi ho finito un campioncino della Roche-Posay di crema solare 50+, veramente fantastica. Penso di comprare la versione grande perché è veramente molto 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 buona, e io l'ho utilizzata per il viso principalmente, e secondo me fa anche da buona base trucco. E poi ho finito questo campioncino di crema per il viso della Start Eisenberg Paris, che non mi ricordo dove mi è stata data. È tipo un formula in gel, però è veramente buona, soprattutto secondo me perché ha la pelle grassa, non va ad appesantire la pelle. Poi ho finito un altro pacco di salviette igienizzanti di Napisan, un altro Fresh and Clean salviette Baby Comfort che porto a giro per qualsiasi evenienza. L'ultima maschera per i piedi di Sephora, e infatti non vedo l'ora di andarci per riprenderne scorta, perché sono veramente ottime, ve le straconsiglio. Poi salviette struccanti di Primark, che utilizzo soltanto però per andare a rimuovere gli swatches, che tra l'altro non è che le rimuove benissimo, però vabbè, e l'eccesso di fondotinta. Non le utilizzo per struccarmi. Poi ho finito l'ennesimo pacciocchi per occhiaie, insomma, di Sephora, il melograno. Questa maschera viso di Douglas, pagata uno stonfo, tra l'altro, è maschera doppia. E non l'ho capita se mi è piaciuta o no, sinceramente. Poi ho finito la maschera per capelli di Pomelo. Questa qui all'argan e jojoba oil, molto buona, mi è piaciuta un sacco. Poi candela profumata di Primark alla vaniglia, molto 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 buone, ve le straconsiglio queste candele. Anche per fare dei pensierini, sono per Natale, sono veramente buone. E poi sono anche molto carine, perché ce ne sono di molto carine. Poi ho finito l'Activize. Poi ho finito il Steel Balance e il tè nero alla vaniglia della Twinings, veramente molto 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 buono. Gli altri prodotti finiti sono questo, addio, tremate, contorno occhi di Origins, preso da Sephora. Non è economico perché costa all'incirca 30€, però è veramente il miglior contorno occhi che io abbia mai provato, insieme a quello di Fit Line. Rimangono i miei due contornocchi preferiti, questo qua ve lo straconsiglio. Poi ho finito l'ennesima maschera, questa qua della Dr. Yurt, che io stra adoro. Non sono economiche perché costano 7,90€ e anche queste le prendo da Sephora, però veramente sono le migliori maschere idratanti che io abbia mai provato. Non ho la pelle secca, ho la pelle mista grassa. Però ogni tanto mi piace fare anche una maschera idratante, su un mese la farò una volta barra due idratante, e mi piacciono tantissimo queste, le straconsiglio. Di Fit Line ho finito l'ennesimo pacco di Immunogen, che io stra adoro, per le gambe, la circolazione, per le vene varicose, ve lo straconsiglio. Vi metto, se me lo ricordo, il link nell'info box, se no comunque scrivetemi.
per acquistare i prodotti. Poi ennesima salviettina igienizzanti Napigen, che sono le mie preferite, tra l'altro si trovano sempre scontate, il pacco da 3 da Tigotà a 4,49. E poi ennesimo pacco acqua neve di Aqualife, insomma, dischetti struccanti. Altri prodotti che ho finito nel mese di aprile sono un'essenza lavanda, questa qua della Just, che veramente mi rilassa moltissimo prima di andare a dormire. Sapevo che non avrei mai centrato il cestino. Deodorante della Dove Roll-On Go Fresh, 48 ore, pera e aloe, veramente uno tra i migliori. Tutto casino. Poi olio argan, questo qua della Fito Relax, molto 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 buono, anche se ora preferisco usare prodotti del parrucchiere. Eucasol, questo qua della Just, anche questo è molto balsamico, quindi è molto molto buono. E anche le vie respiratorie, oggi ho un problema col cestino che non lo centro. Aqualife dischetti cotonati, molto validi, tanto ne finirò altri sicuramente, perché ho preso il via comunque a truccarmi tutti i giorni, anche per stare dentro casa, per rendermi più carina, e sicuramente vedrò di registrare qualche video. Mia mamma ha finito un Generation 50+, questo qua è un integratore di Fitline e ci si trova veramente molto molto bene. Poi pacciocchi di Sephora al melograno, molto buoni, maschera viso Hydra Bomb Camomilla, veramente molto valida. E poi adesso da Tigotà stanno veramente a poco, dischetti, salviette igienizzanti Napisan e maschera al cocco di 7-Eleven. Poi gli altri prodotti che ho finito e poi vi lascio con l'ultima parte, insomma. Ho finito un altro Restorate, questo qua Exotic, che secondo me tra questo e quello citrus, a mio gusto personale, è più buono questo come gusto proprio. Poi abbiamo finito questo pacco di scorta 80 Protegi Sleep della Lines, cioè secondo me sono i migliori. Poi sempre come integratori, l'ennesimo Activise, non so quante ne ferisco durante il mese, forse 2 confezioni se non 3, cioè non vivo più senza. Poi pacco di assorbenti Nuvenia, questi qua Sensitive Notte, che sono gli unici che non mi danno problemi. Poi pacco di salviette igienizzanti Napisan, molto molto buono, dovrò andare a fare scorta perché ho utilizzato il penultimo pacco. Per quanto riguarda skincare, ho finito questo qua che è lo struccante bifasico piccolino di Brochet da 100 ml, formato viaggio, lo so, uno spreco, però è il più comodo da portare a casa del mio ragazzo, visto che ci vado 2 volte a settimana, 1/2 volte, e è il formato che mi va meno a male, tra virgolette, quindi preferisco portare questi piccoli a casa sua, anche se costano di più, però pazienza. Poi ho finito acqua micellare, questa qua di Garnier, tutto in uno per pelli sensibili, questa col tappo rosa, che ho rivalutato e mi piace veramente tanto. Poi ho finito l'ennesimo gel detergente ultra freschezza, come parlo, con microalga per pelli normali a miste, molto 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 buono e super super fresco. Questo qua per primavera e estate che è caldo, vi rinfresca un botto, è molto buono. Poi crema, vado a cestinare questa di Brochet che avevo a casa del mio ragazzo, è un po' qua. Ne è avanzata un po', ma ha cambiato di colorazione e leggermente di profumazione e non mi fido più a mettermela sul viso, infatti mi sono uscite delle imperfezioni assurde usandola. Maschera contorno occhi di Sephora, molto molto buona, questa qui è quella al melograno antifatica, la stra adoro. Poi
Dentifricio Colgate Max Fresh. Questa confezione non lo so che cosa è successo, faceva fatica a uscire. Buono dentifricio, perché Colgate questo qua lo stra adoro, però forse ho avuto un problema, era difettosa la confezione, non lo so, faceva molto molta fatica, però molto buono. E a mucchina spray disinfettante ambiente oggetti e tessuti, molto 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 buono, stra adoro. Poi ho finito questo bagno schiuma alla vaniglia di Yves Rocher, che mi è piaciuto tantissimo. E poi questi pack nuovi sono molto molto eleganti, anche se hanno incarato un po' il prezzo, e per 400 ml, quasi 5 euro secondo me, sono un po' troppi, però una volta ogni tanto come chicca ci sta riprenderlo. Poi ho finito salviette, queste qua intime flash and clean, che come sapete porto in borsetta e quando sono fuori casa magari non c'è la carta igienica, per pulirsi le mani vanno sempre bene. Due disinfettanti spray, questo della Nordica che per carità disinfettante buono, ma come profumazione bocciatissimo. Mentre molto molto buono sia come azione disinfettante che come profumazione questo della Citrosil, che praticamente è comunque un presidio medico-chirurgico, elimina fino al 99,99% dei batteri. Lo ricomprerò sicuramente perché è molto 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 buono. Poi per quanto riguarda gli integratori, ho finito l'ennesimo Air Plus di Fit Line per i capelli, che è fantastico, lo sapevo, facevo casino. Poi tre pacchetti di dischetti struccanti, ne ho finiti due di Acqua Life della Cotoneve, e sempre della Cotoneve ho finito questo aloe vera e vitamina B5, sono 60, però sinceramente preferisco questi anche se ce ne sono 10 meno. Poi ho finito l'ennesimo pacco di salviettine disinfettanti di Natisan, molto molto buone. Poi ho finito l'ennesimo struccante bifasico, questo qua di L'Oreal, che secondo me è economico ed è tra i migliori bifasici che ci sono, e io avendo pure un occhio un po' delicato, un po' sensibile, non mi va a dar noia e anzi non mi appanno neanche la vista, quindi ve lo straconsiglio. Io lo pago sulle 3 euro circa da Tegotà. Poi ho finito questo mini siero di Sephora, che sinceramente era troppo liquido e non lo so, via, dovrei riprovarlo ma non mi convince. Poi ho finito questo mega boccione, cos'è, mezzo litro? Sì, mezzo litro di detergente, gel detergente viso e mani, questo qua batte fiori in legno, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo e non va, cioè io lo usavo più che altro per lavarmi il viso a casa del mio ragazzo, visto che comunque era un bel boccione per non fare tutte le volte riportare insomma prodotti gel detergenti dietro, che a volte me lo scordavo pure. Questo qui era molto molto buono, ve lo straconsiglio, lo sapevo e non l'ho pagato neanche tanto, però non mi ricordo il prezzo, intorno alle 10 euro. Maschera viso, questo qua della Garnier, Hydra Bomb alla camomilla, super idratante, molto molto buona. Come crema dermoattiva ho finito questa qua alla calendula della Just, che era un campioncino, e mi ci sono trovata molto 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 bene, sia per le scottature da sole sia per gli eritemi, insomma tutto quanto molto molto valida, ve la straconsiglio. Poi ho finito un altro struccante bifasico, Pure Bluette, questo qua di Yves Rocher, che non ricomprerò soltanto perché hanno alzato tantissimo i prezzi, però era un buon struccante. Poi ho finito questo di L'Oreal, l'acqua micellare col tappino rosa, che mi piace sempre tantissimo e che quando trovo in offerta riprendo. Adesso sono ritornata all'acqua micellare di Garnier perché trovo il boccione da 700 ml che costa praticamente uguale a quello da 400, e quindi prendo quello, sempre col tappino rosa per pelli sensibili, però è un'ottima acqua micellare pure questa, l'ho usata veramente per tantissimi anni e la stradoro.
Poi ho finito una crema solare per il viso 30 di Just, che io utilizzo tutte le mattine anche se è inverno, perché la crema solare va sempre usata ed è molto molto buona e dà l'effetto anche grip per il fondotinta, quindi pazzesco. E salviettine igienizzanti Napis, anche ormai non mi ci dilungo perché lo sapete, sono ottime, le uso un po' per tutto. E niente, questi sono tutti i prodotti che ho finito in questo mese di aprile, spero che il video vi sia piaciuto, se è così e vi va di supportarmi mettete un mi piace o iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.